però devo dire ho imparato a conoscerlo lo stesso, perché credo che tutti quelli con cui ho parlato della vicenda politica di Tarella, del suo ruolo, il ruolo di italiano per l'Italia, come ha sempre voluto affermare, di Pugliese, di Varese, è stato ricordato a me sempre con grandissimo affetto e con grandissima stima. In particolare credo, vivendo io qua a Bari Vecchia, ho anche incontrato persone di Bari Vecchia che lo ricordano come un uomo politico che non stava solo in ufficio, ma che si muoveva tra la gente. Un politico, da questo punto di vista, rispetto ai tempi odierni, permettetelo, un pochino anomalo. E il fatto stesso che il porto, ma la città, le iniziative che ci sono in questi giorni per ricordarlo, dimostrano anche che in questa fase in cui la politica e i politici sono, come dire, messi al centro di polemiche, di critiche, la sua persona invece dimostra come la politica sia stata e possa essere una cosa alta di livello, di impegno sociale, di impegno per risolvere i problemi. Due cose mi piace ricordare, ripeto, con l'umiltà di chi non ha avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo, quando diceva in sostanza non esistono nemici ma solo avversari, o quando diceva non sono le tessere di appartenenza ma le intelligenze e le idee che devono prevalere. E questi sono due insegnamenti che dovrebbero guidarci noi tutti nella nostra azione, di azione di amministratori, di azione di uomini dello Stato. Il porto deve molto a Pinucci, deve molto per il suo impegno, per il modo come ha favorito lo sviluppo anche infrastrutturale di questo porto. Per questo noi lo ricordiamo sempre con grande affetto e auspichiamo anche che il suo impegno possa ritrovarsi nell'azione di molti attorno agli interessi di questa città, di questa regione e del porto stesso. Oggi, come vedete, abbiamo il comune, la provincia e l'ammiraglio De Tullio, comandante del porto di Bari, a rappresentare questo riconoscimento. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, grazie a Tarella che ci rappresenta non solo la sua figura politica, ma soprattutto per la sua vicinanza importante con il fratello e le altre personalità che sono. Adesso deponiamo la parola.